Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. La Chiesa oggi con immensa e infinita gioia e gratitudine, con esultanza e festa e allegria, celebra la Natività della Beata e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio, Salvatore e Signore Gesù Cristo. Ho detto in occasione, credo, della nascita di San Giovanni Battista che soltanto tre sono le date di nascita alla terra celebrate nella liturgia della Chiesa: quella di Gesù nel Natale, quella di San Giovanni Battista e quella della Madonna, perché sono tre personaggi la cui nascita ha rallegrato il mondo intero ed è stata oltremodo significativa. Sapete che di tutti quanti gli altri santi si festeggia la data della morte corporale, la data di nascita al cielo, non la data di nascita sulla terra, tranne che di questi tre. Ora, dopo Gesù, certamente la nascita più bella che il mondo abbia visto è stata indubbiamente quella della Divina Maria, che ha preceduto tutti quanti. Ha preceduto sia San Giovanni Battista, perché San Giovanni Battista è nato dopo la Madonna. Vi ricordate che l'Arcangelo Gabriele disse alla Madonna: guarda che tua cugina è già al sesto mese, è la madre di San Giovanni Battista. E Gesù è nato quando la Divina Maria aveva circa 14-15 anni. Quindi immaginate la terra, dopo millenni di oscurità, si vede questo giorno sorgere un sole come mai si è visto e come mai più si rivedrà. Vedere soltanto un giorno terreno della Madonna, questa è una bella preghiera che si può fare, sarebbe una delle grazie più grandi che si possono vedere, si possono vivere in assoluto, perché l'immensità e la grandezza di questa creatura non è sondabile da nessuna mente umana. I maestri di spirito dicono che solo Dio conosce bene chi è questa creatura, chiamata nella tradizione il tabernacolo dell'Altissimo, chiamata la sposa di Dio, chiamata il mistico tempio di Dio, la sua proprietà. I grandi santi moderni hanno detto che le creature il Signore le ha create per amore, a me mi ha creato per amore della mia anima, ma c'è una creatura che si era creata per sé, perfetta, degna madre di Dio, di cui mi di spirito, ed è stata la Madonna, ricolmandola di tante grazie, di tanti beni e di tante ricchezze, che sempre i maestri di spirito dicono che sarebbe più facile contare la luce del mare che le bellezze, le grandezze e le grazie contenute nella Madonna. Ho provato a pensare un attimo bene a questa cosa, Io qualche giorno fa mi sono trovato, per grazia di Dio, di notte su una spiaggia, quindi l'unico momento in cui si può andare un prete. Ho preso un po' di acqua in mano e ho detto: quante gocce saranno qua dentro? Tante. Ho detto: una manciata d'acqua sarebbe molto difficile contare tutte le gocce. E quante ce ne stanno in tutto il mare che c'è su di terra? Non si sa. Ecco, se uno fosse capace di contare tutto questo, non arriverebbe alle grazie della Madonna. Non è uno scherzo questo qui, è la verità, è così. Quando noi diciamo Ave Maria piena di grazia, il saluto dell'Arcangelo Gabriele, quel termine pieno di grazia è un termine, devo dirvi semplicemente una cosa un po' complicata. Il termine originario è un termine greco, d'accordo? Piena di grazia vuol dire è un perfetto medio di carizzo. Il tempo perfetto in greco indica, state attenti, una cosa che è cominciata nel passato, quindi in un momento preciso, e che però sta mantenendo i suoi effetti nel presente. Quindi che carito mele significa questo qui? Dice: Ave Maria, guarda, tu appena concepita già sei stata riempita di grazia dal Signore, da subito. Da quel momento si è innescato il processo di moltiplicazione continua in cui la grazia è cresciuta, non si sa come diventare, fino adesso, nel momento in cui la Madonna riceve l'Annunciazione. Ma il processo era ancora in atto, quindi questa grazia continua a crescere. Voi immaginate che secondo la tradizione francescana la Madonna è stata sul pianeta Terra circa 70 anni. Sapete che c'è una bella pratica devozionale, che era con una francescana, che si recita preferibilmente il giovedì, che sono 70 Ave Maria, i 7 misteri, simili a quelli gaudiosi, non fa in più, e alla fine si recitano altre 2 Ave Maria, perché secondo la tradizione sembra che la Madonna sia stata sul pianeta per 72 anni. Immaginate i 72 anni, quando la Madonna è stata assunta in cielo, cioè che cosa poteva essere diventata questa creatura.
che ha rivelato la grandezza è che non ha mai, in nessun istante, fatto altro che quello che voleva Dio. E non soltanto quello che voleva Dio, capite? Faccio subito un esempio, no? Nell'ambito del bene, la volontà di Dio c'ha vari livelli, no? Faccio un esempio. Oggi pomeriggio alle 6, io sono da tempo libero, che faccio? Vado al cinema a vedere un bel film? Se può, sì, se può, non mica peccato che c'è un bel film, una cosa lisci. Ma vado a fare una passeggiata? Se può, è a te, una cosa bella. Poi, prego, è più importante pregare, una cosa più elevante pregare che andare a fare una passeggiata. Vado a messa, meglio ancora, porto. Ecco, quindi ci sono, in ogni momento, questo vale anche per noi, no? Se non fossimo capaci di scendere bene la volontà di Dio, e soprattutto se fossimo capaci di farla, in ogni istante c'è il lecito, c'è il buono, c'è il migliore, c'è l'ottimo, no? Quindi, la Madonna stava sempre all'ultimo livello, sempre, interrottamente, secondo, istante per istante. Io dico sempre che altro che la Formula 1, lei stava sotto su una Ferrari e stava sempre a tavoletta, ricordo, andava a sparare, non aveva nessuno, ricordo, sulla più bella macchina che ci possa essere, a tutto gas. Questa è l'immagine, insomma, che mi perdonerà la Madonna, però in termini, diciamo, un po' feriali, fa comprendere chi è. Quindi, e pensate, dopo 15 anni, 14-15 anni della sussistenza terrena, ha ricevuto l'incarnazione, quindi la nascita, come festeggiamo, è stata poi seguita, come sapete, che Maria bambina, secondo una tradizione celebrata liturgicamente dalla Chiesa il 21 novembre, a circa 3 anni è entrata nel Tempio di Gerusalemme. Ma tra gli ebrei non c'erano per noi le suore di clausura, quindi uno entrava nel Tempio e poi quando diventava ragazzetta, 12-13 anni circa, doveva uscire, fidanzarsi e poi sposarsi. Ecco l'episodio del Vangelo che abbiamo ascoltato. Quindi è uscita, è stata data come fidanzata a San Giuseppe, l'annunciazione è avvenuto prima che poi fosse celebrato il matrimonio. Io penso anche sempre, se sicuramente ci penso con un pochino, diciamo, la di Santa Invidia a San Giuseppe, insomma, stare a fianco alla donna con la sua sposa per tutti quegli anni, bellissimo lui, insomma, e penso anche alla grandissima santità che deve aver avuto San Giuseppe, perché capite, può immaginare San Giuseppe che è il nostro patrono, lo preghiamo sempre al termine della Santa Messa, quest'uomo che ha avuto, cioè, da Dio la fiducia di averci vicino alla Madonna e essere padre da Dio e figlio di Dio. Nessuno può sondare anche la santità straordinaria e immensa di San Giuseppe, no? Ogni tanto ci penso, bellissimo lui, no? Ecco, noi nel nostro piccolo, vediamoci, io da poco sono sacerdote, da poco Gesù scende nelle mie mani, non è proprio una cosa grossa pure questa, e la Madonna ci è stata donata da Gesù a ciascuno di noi come ricchezza da accogliere, da scoprire e soprattutto da vivere. La cosa che più desidera la Madonna da noi è che la nostra vita assomigli per quanto possibile alla sua. Quindi vivere Maria dovrebbe essere una delle massime aspirazioni di ogni cristiano, perché la vita della Madonna, la vita nascosta, è tutta interiore, ma completamente permeata di presenze, di grazie, di ordinari straordinari di Dio, una vita perfettamente felice. L'immagine della donna realizzata, della donna felice, della donna perfetta, il capolavoro dell'Altissimo è la testimonianza vivente di quello che Dio aveva pensato per ogni essere umano. In tutta la sua vita assolutamente immacolata, è stata sempre perfetta davanti all'Altissimo, come abbiamo celebrato da poco, terminato il corso della vita terrena senza passare per la corruzione del corpo, è stata assunta in cielo. Ringraziamo il Signore di aver creato e di aver eletto in dall'eternità quest'anima così eccelsa con un unico decreto di predestinazione insieme al Figlio Gesù, perché fosse sua collaboratrice nella redenzione. Chiediamo alla Madonna di ottenerci la grazia di farsi conoscere da noi, di farci nascere in noi il desiderio di conoscerla meglio, di viverla meglio, e che ci possa concedere la grazia, ecco, di essere nostra intima, nostra presenza stabile nella vita interiore, per conoscere con lei e per mezzo di lei la bellezza del suo Figlio Gesù, per il quale lei è vissuta e per il quale desidera che tutti i suoi figli vivano. Siamo lodati Gesù.
e Maria. Buonasera.